Il cammino dell'anima è in discesa. Abbiamo detto ieri con le parole di Divo Barsotti. E poi abbiamo iniziato a farci penetrare, aiutare a penetrare in questa frase da una prima frase che ho citato di Léon Bloy e che oggi vi voglio ripetere. Conoscete le miserie della vita, ma ignorate il vero dolore. Tutto questo lo stiamo facendo perché vogliamo imparare a riscoprire come la via della imperfezione, cioè delle nostre fragilità, dei nostri peccati, dei nostri limiti, può e deve diventare una via che ci porta alla perfezione cristiana, che è appunto la santità. Perché noi molte volte diciamo, ma io sono peccatore, come faccio a diventare santo? È proprio perché sono peccatore, posso e devo diventare santo. Attraverso questo cammino in discesa, è un primo cammino, una prima tappa potremmo dire, una prima step, tanto per essere un po' più di un linguaggio meno italiano, ma moderno, no? Un linguaggio in cui si mischiano le lingue, in questo caso l'inglese. Una prima tappa è appunto conoscere le miserie della vita. E Léon Bloy diceva, conoscete le miserie della vita, ma ignorate il vero dolore. Chi di noi veramente conosce il vero dolore? Sa cos'è il vero dolore? Non avete ancora ricevuto il colpo vero, continua Léon Bloy, quello che spezza il cuore. Quindi il dolore è qualcosa che ti spezza il cuore. Forse non lo riceverete mai, perché sono in pochi a provarlo, anche se molti pensano di averlo subito. Il dolore non è il nostro fine ultimo. Ecco, è importante questo. Molti pensano che la prospettiva del Vangelo abbia come riferimento, come fine ultimo, il dolore. No, non siamo dei masochisti. Il Signore non ci è venuto a portare il dolore, il Signore ci è venuto a portare la vita. Il Signore ci è venuto a sostenere, a farci comprendere come possiamo e dobbiamo accogliere e dare un senso al dolore che fa parte della nostra umanità, fa parte della nostra esistenza. Lui stesso si è fatto carico del dolore umano. Ma qual è il fine ultimo allora di noi credenti? Ma anche, io dico dell'uomo, il fine ultimo, dice Léon Bloy, è la beatitudine, è la felicità dei figli di Dio. Beati i poveri, beati i miti, beati coloro che promuovono la pace, che costruiscono giustizia, beati gli uomini di riconciliazione. Questo è il fine della nostra vita, la beatitudine. E allora il dolore ci conduce, ci può condurre, quando noi lo accogliamo e gli diamo un senso, ci può condurre per mano a queste soglie, alle soglie della beatitudine, cioè alle soglie della vita eterna, come dice Léon Bloy. Essere poveri ed essere crocifissi non è una iattatura, non è una sfortuna, non è una tragedia, anche se umanamente spesso viviamo così e diversamente non potrebbe essere. Ed ecco qui la fede, ed ecco qui la proposta di Gesù, ecco qui la santità. La povertà e l'essere crocifissi mi fa conoscere veramente il dolore e il dolore mi fa giungere alla beatitudine. E in questo l'esempio del nostro Padre Pio da Pietrelcina è un esempio unico e accessibile a tanti e a tutti.
tutti. L'importante è fidarsi e affidarsi a Dio. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!